saluto gli studenti e i docenti qui presenti del liceo artistico Icini, e credo che ci sia anche una classe forse collegata del liceo scientifico Orsini. Grazie per essere intervenuti, per essere qui. L'Istituto di Storia del Movimento di Liberazione da sempre, in linea con le sue finalità e con la sua filosofia, promuove iniziative di spessore culturale che diano occasioni di riflessione, di conoscenza, di approfondimento agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, compreso le scuole di secondo grado. Iniziative come quella odierna, che fa parte di un ciclo di lezioni che poi sono all'interno di un tema che è, come vedete anche dal manifesto, Costituzione e fragilità della democrazia, Costituzione e crisi climatica. È presente il professor Enzo Di Salvatore, professore di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo. Io saluto e ringrazio il professor Di Salvatore, sicuramente una delle qualificate personalità del mondo universitario che in questi anni, nonostante gli impegni accademici, la ricerca, le varie collaborazioni, le numerose pubblicazioni, ha dedicato del tempo a sostegno delle iniziative dell'Istituto di Storia, essendo anche componente del comitato scientifico dello stesso istituto. E proprio come componente del comitato scientifico è anche l'ideatore, il promotore di questa iniziativa e di questo convegno, così come gli altri. Ricordo che questo ciclo si concluderà con un seminario, appunto La fragilità della democrazia tra presente e futuro, e interverranno al seminario il 26 di gennaio 2024. Mi predispongo come voi ad ascoltare la magistrale lezione del professor Salvatore, ma intanto passo la parola al vostro professore Maurizio. Grazie a voi. Professoressa. Personalmente sono contento e felice di poter vedere in questo splendido edificio parte del liceo artistico di Ascoli Piceno, per cui mi premeva e ecco, fa sì che tutte le classi del triennio fossero presenti a queste iniziative. Grazie e buon ascolto. La buona notizia è che non mi intratterrò un'ora e mezza, bensì un'ora. Due ore. Un'ora, no, un'ora è più che sufficiente. E la seconda buona notizia è che non vuole essere una lezione, ma un confronto, se vogliamo, quindi se avete nel frattempo curiosità, voglia di intervenire, fatelo liberamente, alzando la mano ovviamente, in modo che possiamo farlo in modo più ordinato. E dunque a me tocca in sorte, diciamo, trattare della crisi climatica, che non è un tema semplice, per ovvie ragioni, perché non sai mai da dove iniziare, da dove affrontare questo macro tema che però ci riguarda tutti. E intanto è uno dei problemi, come dire, sistemici che abbiamo, transnazionali, quindi è illusorio il fatto che il singolo Stato, come anche lo Stato italiano, possa porre rimedio a un problema così grande che coinvolge tutti, cioè non è un problema soltanto nazionale. E avete già ascoltato le parole del professor Pallotta sui migranti e quindi sulle migrazioni anche ambientali, che sono la causa immediata, diretta, di questo grande problema che appunto è quello del clima. E non è un'opinione, l'opinione di un giurista, perché
Che il clima sia cambiato ce lo dicono anzitutto gli scienziati, e c'è un gruppo intergovernativo, cioè voluto da più governi degli stati nel mondo, che si chiama IPCC, che è un gruppo cui collaborano centinaia e centinaia di scienziati. E questo gruppo è stato istituito con l'aiuto di due organismi in seno alle Nazioni Unite. E qui gli scienziati cosa fanno? Collaborano tra loro, stendono un rapporto in base a questi rapporti che vengono ciclicamente prodotti. Qui si dice nero su bianco chiaramente che i cambiamenti climatici sono indotti dall'attività antropica, cioè dall'attività dell'uomo. Non è un fatto naturale, ma siamo noi la principale causa. Siamo noi chi? Soprattutto i paesi occidentali, che in ragione anche dell'egoismo che ha sempre accompagnato il nostro stile di vita, ha fatto sì che consumassimo oltre il necessario e non quindi in modo sostenibile, utilizzando più non posso le risorse naturali, e questo è inciso sul clima. Ma ovviamente non è il mio compito fare una lezione o parlarvi del lato scientifico di questo problema, non sono uno scienziato, ma certo dobbiamo reagire, capire esattamente come intervenire, e lo si fa anche con le armi del diritto, perché il diritto serve esattamente a questo, cioè c'è un problema, la politica a tutti i livelli assume una decisione e poi le decisioni della politica vengono rivestite con la forma del diritto. Quindi il diritto deve stabilire chi debba fare cosa, in che modo farlo, e questo problema noi stiamo rispondendo in modo non efficace, mettiamolo così. Aggiungo, se ne sta occupando il diritto internazionale, quindi la comunità internazionale, se ne occupa l'Unione Europea, quindi il processo di integrazione europea, se ne occupano anche i singoli stati. E se vogliamo, scendendo ancora più in basso, se ne occupano anche le regioni e i comuni, cioè tutti i livelli, mettiamolo così, di governo si trovano a dover affrontare questo grande problema. E noi abbiamo stretto anche degli accordi che dobbiamo onorare, cioè rispettare, che ci portano a, diciamo, a fare alcune cose. Per esempio, entro il 2030 abbiamo stabilito che tutti noi si debba ridurre le emissioni in atmosfera. Ma ridurre in che misura? È una misura che è quella del 55% rispetto ai livelli di emissione che noi avevamo nel 1990. E questo step che bisogna osservare ha una data di scadenza, il 2030. Ormai ci abbiamo al 2024, mancano 6 anni, io dubito che si riesca a ridurre le emissioni in atmosfera del 55% rispetto a quelle del entro il 2030, per poi arrivare a un obiettivo assolutamente ambizioso, quello della neutralità climatica entro il 2050. Questo riguarda voi in primo luogo più che noi, anche se noi siamo la causa, e però riguarda anche le future generazioni, cioè coloro che ancora non ci sono e che si troveranno già appena nati a dover fare i conti con questi impegni assunti, cioè uno nasce e già c'è un debito più che un credito. Quindi quello che si dice, il nostro compito è quello di consegnare a chi verrà dopo questo pianeta meglio di come lo abbiamo trovato, per la verità, perché non l'abbiamo trovato, diciamo, in ottima salute. Perché il diritto arriva tardi? Ecco, perché noi abbiamo sempre considerato il problema dei cambiamenti climatici, della crisi climatica, che ripeto è una crisi sovranazionale, transnazionale, che tocca tutti i settori della vita, non c'è nessun settore che non sia interessato da questo problema. Il fenomeno dei migranti lo dimostra, cioè quello che accade in Pakistan ci riguarda direttamente, perché se per causa nostra il pakistano perde
la casa, perché c'è un'alluvione, c'è un fenomeno per così dire naturale, ma indotto sicuramente dall'attività antropica, è chiaro che è costretto a spostarsi e a venire qui, o andare altrove. Questo vuol dire che allora, come anche si dice, un battito di farfalle, no? In Giappone può provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Questa è la dimostrazione del fatto che la globalizzazione non riguarda soltanto l'economia, ma globalizzati sono anche i problemi. E noi intorno a problemi globalizzati pensiamo, punto primo, che non ci debba essere una politica globalizzata, quando invece forse per affrontare di petto questi problemi occorrerebbe che ci fosse una politica globalizzata, ma gli egoismi degli stati ovviamente impediscono tutto questo, e pensiamo appunto che questo non ci debba riguardare. Dicevo, il diritto arriva tardi, ma perché la politica arriva tardi? E noi non abbiamo affrontato questo problema dal punto di vista, e qui introduco un nuovo concetto, della transizione ecologica, poi vedremo cosa vuol dire. Noi abbiamo affrontato questo problema partendo dall'ambiente, ma l'ambiente, la tutela dell'ambiente, il concetto di ambiente non coincide con la transizione ecologica e ha parzialmente a che fare con il problema della crisi climatica. Quando ce ne siamo occupati? Molto tardi, cioè non prima degli anni 70. Negli anni 70 il diritto internazionale ha iniziato a muovere i primi passi e poi per la verità abbiamo dovuto attendere che qualcosa ci dicesse anche l'Europa. Ora apro e chiudo parentesi. Normalmente se quando si parla di Europa, strano che non mi sia ancora arrivato un pomodoro in faccia, perché normalmente no, ci è antipatica l'Europa. Ormai siamo abituati a ascoltare, a sentire, siamo abituati a questo cliché. Perché non ci piace? Allora, nel 1989 l'Italia aveva indetto un referendum, era stato chiesto agli italiani se volessero dare più poteri all'Europa. Pensate che la stragrande maggioranza di coloro che andò a votare disse sì, qualcosa come l'80-90%. Oggi, se tornassimo a chiedere agli italiani e coloro che qui ormai votano, volete voi dare più potere all'Europa? La risposta sarebbe no. Evidentemente qualcosa è cambiato, no? In questo processo di integrazione europea che ci ha reso particolarmente antipatica l'Europa, però al netto dell'antipatia che potremmo avere per il processo di integrazione europea, almeno due meriti bisogna riconoscere all'Europa. Il primo è che ha ampliato la platea dei diritti fondamentali di tutti noi, perché i diritti non sono soltanto quelli che sono scritti in Costituzione qui, ma si sono arricchiti anche grazie al processo di integrazione europea. La seconda ragione per cui dovremmo dire grazie al processo di integrazione europea riguarda esattamente la tutela dell'ambiente, perché se non ci fosse stato il processo di integrazione europea ad occuparsene, noi italiani non avremmo neppure oggi il cosiddetto codice dell'ambiente, che ci dice, un esempio per tutti, che se un privato o un pubblico, cioè se un'amministrazione pubblica o un'azienda, un'impresa privata volessero realizzare un'opera, costruire qualcosa, quest'opera dovrebbe essere assoggettata a valutazione di impatto ambientale. Che vuol dire? Vuol dire che io prima di costruire qualcosa devo capire preventivamente che tipo di impatto ha sull'ambiente la costruzione che sto effettuando, ok? Quindi questa valutazione è imposta dall'Unione Europea e pensate che lo è dal 1985, quindi questa è una testimonianza del fatto che se noi applichiamo tutta una serie di garanzie a tutela dell'ambiente non arriva da un'invenzione tutta italiana, arriva esattamente da quello che ci ha imposto il processo di integrazione europea.
Ma non è stato un percorso semplice. Cioè, i primi passi, vi dicevo, sono stati mossi all'inizio degli anni 70. Poi però abbiamo dovuto attendere, appunto, gli anni 80, e senza che gli Stati, per la verità, avessero dato i poteri necessari alle comunità europee, allora si chiamavano così, per intervenire in materia di ambiente, però le comunità europee, e in particolar modo la comunità economica europea di allora, intervenne con una serie di direttive. Ora, per chi studierà poi giurisprudenza o il corso di Lanciano, vi parlerò dopo. Direttive non significa consigli. Cioè, quando l'Unione Europea oggi interviene con una direttiva, non vuol dire che ci sta dando un consiglio e noi siamo liberi di seguire il consiglio o no. Ci sta dicendo che noi dobbiamo realizzare alcuni obiettivi. Gli obiettivi vengono fissati in seno al processo di integrazione europea, poi ciascun Stato decide in che modo realizzare quell'obiettivo. E però il problema qual era? Che noi non avevamo conferito i poteri necessari all'Europa perché intervenisse in materia di ambiente, perché l'Europa nasce per quale ragione? Secondo voi qual è il motivo per cui negli anni 50 si avvia il processo di integrazione europea dopo la guerra? Chi lo sa? Potete intervenire? Vi ho detto che è una conversazione, fate finta che loro non ci siano. Quindi, senza timore di sbagliare, perché tanto sbagliamo tutti, a iniziare da me. Allora, qual è il motivo per cui gli Stati si mettono assieme e decidono di dar vita al processo di integrazione europea? Esatto, c'era un problema di ricostruzione dell'Europa, cioè non era sufficiente soltanto ricostruire i singoli Stati, ma occorreva anche capire in che modo ricostruire l'Europa e soprattutto impedire che in futuro potesse scoppiare una nuova guerra, perché c'era la Francia che occupava un pezzo della Germania, no? Era tra le forze che occupavano la Germania. Rivendicava il diritto di estrarre il carbone tedesco. E allora si disse, c'è una cosa, questi rivendicano il diritto di estrarre il carbone, quest'altri si oppongono. Sì, vabbè che la Germania ha perso la seconda guerra mondiale, però occupare assieme all'Inghilterra e agli americani la Germania non vuol dire depredare i tedeschi delle loro risorse. Quindi facciamo così, sottoponiamo al controllo di un'autorità comune che si chiamava all'epoca Alta Autorità l'estrazione del carbone e la produzione dell'acciaio. E questo ci aveva illuso, forse parzialmente illuso, che fosse sufficiente a mantenere in piedi vivo il valore della pace, no? Poi la storia più recente ci dimostra che in realtà non è propriamente così, nel senso che abbiamo avuto soltanto 80 anni di pace, sicuramente, no? Nel continente europeo, però se ci guardiamo intorno non possiamo far finta che non esistano focolai di guerra, o più di focolai di guerra. E dicevo, quindi, la ragione era il mantenimento della pace, ma la convinzione era che la pace potesse essere mantenuta attraverso un sistema economico. Cioè l'obiettivo non era tutelare l'ambiente, la transizione ecologica, il clima, figurarsi. Tutto muove dal mercato. Cioè se mettiamo insieme, questa era l'idea, le economie degli stati, di come la guerra spesso e volentieri, anzi quasi sempre, mossa da ragioni economiche, forse pacificando l'economia pacifichiamo anche le relazioni tra gli stati. E quindi di qui l'idea, realizziamo il mercato comune, cioè diamo vita a un mercato che sia comune agli stati. E noi siamo cresciuti nel processo di integrazione europea, nel senso che prima erano 6 stati e poi man mano, no? Hanno aderito tutti gli altri. Però attenzione, perché se l'Europa aveva soltanto in mano l'arma
economica, cioè se l'obiettivo era realizzare soltanto il mercato e garantire la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, queste erano le libertà riconosciute, quando si affaccia l'esigenza di tutelare l'ambiente, l'ambiente è tutelato non come valore in sé, ma è tutelato solo se è strumentale alla realizzazione del mercato. Mi spiego. Se io devo favorire l'attività produttiva delle imprese, ho necessità di far lavorare i dipendenti in un ambiente salubre, allora, l'ambiente non è tutelato di per sé, ma è tutelato l'ambiente salubre perché è la condizione, il presupposto perché i lavoratori possano lavorare in modo ottimale e le aziende produrre in modo ottimale. Vedete, è sempre il valore dell'ambiente collegato al valore del mercato. Quindi l'ambiente non è un valore da tutelare in sé. Questo sarebbe emerso soltanto più tardi. E quindi sarebbe emerso soltanto nel 1987. 86-87, che sono gli anni in cui l'Europa cambia volto, c'è una modifica dei trattati, si approva l'atto unico europeo che introduce un solo articolo dentro i trattati degli anni 50 e questo articolo comincia a dirci che è necessario tutelare l'ambiente. E questo articolo codifica, introduce per la prima volta un principio che si chiama principio di sussidiarietà. Non so se avete sentito me parlare, basta che mi diciate sì o no. Allora, un principio in base al quale, come dice la parola stessa, sussidiarietà, ecco, che ci dice che in fatto di ambiente, chi è che deve intervenire e tutelare l'ambiente? E qui si dice l'ambiente innanzitutto ci devono pensare gli stati, ma se gli stati non ce la fanno, proprio perché l'azione richiesta trascende, l'azione richiesta trascende la dimensione statale, come vi ho detto, crisi climatica va oltre lo Stato, è un problema troppo grande, lo Stato non ce la fa. E allora subentra in aiuto, interviene in aiuto il processo di integrazione europea. Vedete, è l'intervento soltanto sussidiario. Questo principio viene codificato nell'articolo 130R a fine anni 80. Poi nel 92 gli stati si illudono di far fare al processo di integrazione europea un salto di qualità. Si dicono, entriamo in una dimensione politica. Fino ad oggi abbiamo parlato di economia, l'integrazione sempre più stretta riguardando soltanto l'economia, ora facciamo fare un salto di qualità al processo di integrazione europea. Cioè entriamo in una dimensione politica. In che senso? Beh, intanto istituiamo l'Unione Europea. Attenzione, perché oggi l'Unione Europea è diventata un'altra cosa rispetto al 92. Ma nel 92 spariscono le comunità europee, quelle degli anni 50. Non si parla più di comunità economica europea, ma si parla soltanto di comunità europea, quindi l'aggettivo economico cade, a dimostrazione del fatto che il processo di integrazione europea ha un obiettivo ambizioso, entrare in una dimensione politica, e viene istituita la cittadinanza dell'Unione, cioè noi tutti, a partire da allora, non siamo più soltanto cittadini italiani o cittadini francesi o tedeschi, siamo anche cittadini europei. E che vuol dire che si è cittadini europei? Quali vantaggi comporta questo? Chi vuole intervenire? Può intervenire. Secondo voi il fatto che voi siate, oltre che cittadini italiani, cittadini ascolani o cittadini marchigiani o cittadini italiani appunto, ma anche europei, che vuol dire? C'è qualche vantaggio oppure nessuno?
libera circolazione in tutto il territorio dell'Unione. Mi pare che dobbiate far vedere il passaporto, no? La moneta unica, sì, la moneta unica, che è l'effetto, diciamo, della, più dell'integrazione economica e monetaria che, no, il riconoscimento della cittadinanza, perché la cittadinanza europea dovrebbe attribuire ai cittadini diritti e doveri. Doveri non ne conosco nessuno, diritti sì, uno è circolare liberamente. Poi secondo voi cos'altro? Non si vota da nessuna parte in Europa? Alle elezioni europee si vota. E cosa votiamo noi direttamente all'Europa? Dovrete votare anche voi, quello del quinto sicuramente, questo, no? L'anno che arriva, a maggio del prossimo anno. Il Parlamento europeo. Noi votiamo i rappresentanti del Parlamento europeo. Possiamo, per esempio, ma questo sarà oggetto di quando parleremo della democrazia, il convegno che chiuderà tutto questo cartellone, calendario, serie di incontri, possiamo per esempio proporre leggi all'Europa. Poi quando arriverà quella data a gennaio vi racconterò come. Possiamo dire la nostra sui progetti di legge già presentati, cioè tutta una serie di diritti, persino votare se voi doveste andare all'estero, in uno dei paesi membri dell'Unione, e risiedere lì senza essere cittadini, non so, andate in Germania, risiedete in Germania senza essere cittadini tedeschi, oppure per motivi di studio vi trovate lì, se si dovesse votare al comune di, dico per dire, Stoccarda, vi arriva l'invito ad andare a votare per il rinnovo del comune. Voi dite, ma io che ne so? Ma siccome questo riguarda anche chi risiede lì, perché questo è anche segno di civiltà, io posso anche non essere cittadino italiano, ma per esempio abitare ad Ascoli. E il fatto che io abito ad Ascoli, perché? Ecco, perché non dovrei avere un diritto a decidere sui fatti, sulle questioni che riguardano la città, non lo Stato, ma la città. Perché in fondo uso i servizi, pago le tasse e quindi è giusto che anch'io voti. Questa logica ha ispirato il riconoscimento di alcuni diritti ai cittadini dell'Unione. Prego. Sì. No, tutti, lo stesso diritto è riconosciuto ovunque, cioè tanto se il tedesco viene in Italia quanto l'italiano vada in Francia. Ci sono solo dei limiti, poi magari ve lo racconterò un'altra volta, che riguardano alcuni casi limite. Perché per esempio devi sapere che ci sono alcuni comuni, non in Italia, che sono al tempo stesso comuni e Stato. Stato membro di uno Stato federale, per esempio in Germania accade questo, non solo in Germania. Quindi voi immaginate per esempio la città di Berlino, che tutti conoscono, Berlino non è soltanto un comune, Berlino è anche una regione, come l'Abruzzo, Berlino è anche uno Stato membro dello Stato federale tedesco. E quindi è chiaro che chi viene eletto all'Assemblea di Berlino a volte si occupa di strade, allora in quel momento sei il comune, a volte ti occupi di fare le leggi. E allora se l'italiano è eletto a Berlino non può partecipare alle assemblee, no? Che vengono convocate quando si tratti di decidere cose tipiche dello Stato, e invece viene convocato quando si tratti di decidere delle strade o dell'anagrafe, di cose che riguardano Berlino come comune. Però tranne questi casi limite, poi in Francia per esempio c'è un altro che noi, ma questo riguarda pure l'Italia per la verità, lo straniero, cittadino dell'Unione, tedesco, francese, che si trovi in Italia, non può candidarsi alla carica di sindaco. Cioè questo in Francia è naturale, perché? Perché devi sapere che
La Francia c'ha un Parlamento di due camere come c'era l'Italia, ma la seconda camera, mentre noi eleggiamo i nostri senatori, il Consiglio, l'Assemblea Nazionale Francese è la prima camera, ma poi c'è il Senato francese che non è eletto direttamente, ma da chi è composto? Dai rappresentanti dei comuni, ok? Cioè comuni, province per intenderci, quindi dagli enti territoriali. Allora, se qual è il risultato? Che se l'italiano si trovasse a Parigi e potesse candidarsi alla carica di sindaco, rischierebbe di trovarsi poi al Senato. E il Senato è un organo dello Stato che esercita la sovranità nazionale francese. Quindi ecco perché è vietato. Cioè, mentre da noi il rischio non c'è, perché noi li eleggiamo direttamente e basta, invece lì c'è. Allora loro hanno previsto che puoi candidarti come consigliere, ma non puoi candidarti come sindaco e ritrovarti nel Senato. Questo è. Però dicevo, tornando un attimo alla questione della politica europea che nasce, la dimensione politica che nasce col Trattato di Maastricht, col Trattato di Maastricht l'Europa fa un salto di qualità. Viene istituita la cittadinanza dell'Unione, nasce l'Unione Economica e Monetaria, prima lei citava l'euro, nasce la politica, quindi viene fondata, istituita l'Unione Economica e Monetaria. Si arricchiscono, diciamo, si arricchisce il processo di integrazione europea e tutta una serie di politiche nuove. Tra queste politiche nuove vi è la politica ambientale. Cioè prima non c'era, c'era soltanto quell'articoletto che vi ho detto che era stato approvato a fine anni 80, poi nel 92 il Trattato di Maastricht finalmente dice che c'è una nuova politica dell'Unione Europea e questa politica si chiama politica ambientale. E cosa prevede il trattato? Tante cose. Tanto codifica tutta una serie di principi e questi principi noi ce li abbiamo nel nostro ordinamento, cioè anche lo Stato italiano ormai osserva questi principi. Per esempio il principio di precauzione, il principio di prevenzione, il principio chi inquina paga, il principio dello sviluppo sostenibile, cioè tutta una serie di principi che connotano la politica ambientale. Ma c'è un fatto nuovo: l'ambiente non è più, finalmente, un qualcosa che è strumentale per realizzare il mercato, ma finalmente è un valore in sé, un obiettivo, a prescindere dal mercato, e viene scritto in apertura del trattato europeo. Cioè si dice che l'obiettivo del processo di integrazione è la tutela dell'ambiente, oltre il mercato. E quindi sapete qual è l'effetto più logico, più immediato che questo comporta? Che l'ambiente è un valore che caratterizza tutte le politiche europee. Mi spiego, se io mi occupo di agricoltura, la politica agricola è una politica europea, la politica agricola quando viene esercitata deve rispettare l'ambiente. Se io mi occupo di politica industriale, la politica industriale deve rispettare l'ambiente. Quindi l'ambiente è un valore in sé che trasversalmente attraversa tutte le politiche europee. La seconda novità sta nel fatto che il trattato ci dice chi fa cosa, cioè qual è il ruolo degli Stati nella politica ambientale e qual è il ruolo dell'Unione Europea. E qui si assume, come dire, un principio di flessibilità, cioè a dire a chi spetta tutelare l'ambiente? Regola, l'ambiente deve essere anzitutto tutelato dagli Stati, Italia, Germania, Francia, Spagna e così via. E l'Unione Europea che fa? L'Unione Europea, per principio di sussidiarietà, interviene quando è necessario. Però attenzione, se interviene l'Unione Europea al posto degli Stati, lo Stato non può più intervenire, questa è la regola. Cioè l'intervento dell'Unione Europea paralizza l'intervento dello Stato, il quale può reintervenire nella tutela dell'ambiente soltanto se dimostra che la sua tutela è più efficace, è maggiore. Vedete com'è? Le politiche europee sono caratterizzate da dinamicità,
flessibilità, perché ragionano per obiettivi. Cioè, qual è l'obiettivo? Dare la tutela migliore all'ambiente. E chi fa cosa? Gli Stati insieme all'Unione Europea. Ma come funziona? Intanto interviene lo Stato. Se però interviene l'Unione Europea, lo Stato può reintervenire soltanto se innalza lo standard di tutela. Quindi, faccio un esempio, se lo Stato tutela l'ambiente fissando come standard 7, l'Unione interviene tutelando con lo standard 8, si applica il diritto dell'Unione, ma successivamente lo Stato può reintervenire soltanto se innalza a 9 lo standard. Quindi vedete, non è rigida l'esercizio della competenza, è flessibile, dinamico, perché l'importante è che si raggiunga assieme l'obiettivo. E sul piano interno, cioè sul piano interno dello Stato, noi che abbiamo fatto? Niente. Noi abbiamo, diciamo, guardato quello che accadeva in Europa, abbiamo dovuto accettare quelle direttive, fortunatamente quelle direttive che arrivavano, le abbiamo messe dentro le nostre leggi, perché noi siamo obbligati, per questo vi dicevo che le direttive non sono consigli, le direttive sono atti normativi che vincolano al raggiungimento dell'obiettivo gli Stati, lo lasciano libero soltanto di scegliere il modo con cui raggiungere l'obiettivo. E però accanto alle direttive abbiamo avuto anche i regolamenti europei, e i regolamenti si applicano senza che lo Stato possa dire alcunché, cioè trova immediata applicazione. L'Europa adotta un regolamento, si applica a tutti gli Stati. Attenzione che i regolamenti dell'Europa prevalgono su tutto, persino sulla Costituzione, tranne che sui principi. Questo a dimostrazione del fatto che se l'Europa vuole imporci una normativa in fatto di tutela ambientale, lo Stato non può che osservare quella normativa. E vi dicevo, quindi noi abbiamo più giocato un ruolo passivo, non siamo stati attivi nella tutela dell'ambiente. Quando è che siamo diventati un po' più proattivi? Beh, a metà anni 80, incidente di Chernobyl, emergono i movimenti ambientalisti, Chernobyl nucleare intendo, e matura una sensibilità ambientale anche tra i giovani, e in Germania per la verità era già emerso molto prima con i Verdi, che è un partito politico che ha governato. Da noi diciamo un'altra cosa, sono un po' diversi dai Verdi tedeschi. E dicevo, quindi matura questa sensibilità al punto che la tutela dell'ambiente, come fatto tutto italiano, si afferma anzitutto con le sentenze della Corte Costituzionale. Ne avevamo già parlato forse quando vi venne a trovare, non qui ma a scuola. Che cos'è questa Corte Costituzionale? Perché magari io do per scontato molte cose. Chi lo sa cosa fa la Corte Costituzionale in Italia? Si accerti che una legge non contrasti con tutta la Costituzione, cioè nel senso che non necessariamente con i valori soltanto, ma qualsiasi articolo della Costituzione. E se la legge dello Stato contrasta, che succede? Viene, giornalisticamente dicono, bocciata, viene dichiarata illegittima, e quindi nessuno la può più applicare, la legge del Parlamento, ok? Quindi è un organo costituzionale è composto da 15 giudici che verificano se le nostre leggi siano compatibili con la Costituzione. Se si accorgono che non lo sono, le dichiarano illegittime. Allora, la Corte Costituzionale, a partire dal 1987, inizia ad adottare una serie di sentenze che finalmente si occupano dell'ambiente. Ma qual è il problema? Che in Costituzione non c'era scritto niente. Perché la Costituzione, adesso non vorrei spoilerare, ma soltanto
nel 2022 è stato introdotto, l'anno scorso è stato introdotto l'ambiente. Ma gli unici articoli che negli anni 80 in qualche modo stiracchiati potevano prestarsi a quelle sentenze erano gli articoli 9 e 32 della Costituzione. L'articolo 9, prima che venisse modificato lo scorso anno, si occupava di che cosa? Del paesaggio. Quindi vuol dire che nel 1947, cioè dal 46-47, prima che questa Costituzione entrasse in vigore il 1 gennaio del 48, l'Assemblea Costituente si era occupata negli anni 40 di scrivere tra i principi fondamentali la tutela del paesaggio, che è una cosa che oggi vi lascia indifferenti. Ma voi immaginate retrospettivamente, portatevi agli anni 40, del secolo scorso, sono 80 anni, no? E immaginate l'Italia che cos'era. L'Europa non esisteva. Quindi un'Italia da ricostruire, persone che letteralmente muoiono di fame, il sud è a pezzi, e questi che vanno a pensare, scriviamo tra i principi fondamentali la tutela del paesaggio. Uno per dire, ma non c'è nient'altro a cui pensare. Ma abbiamo lavoro? No, non abbiamo soldi. Dobbiamo fare la riforma agraria e dare ai contadini le fabbriche, non ci sono, e questi vanno a pensare di tutelare il paesaggio, il patrimonio storico artistico della nazione all'articolo 9, cioè tra i principi fondamentali. E invece questo non ha impedito ovviamente a quegli uomini e a quelle donne di ricostruire il paese, ma qui c'è stato anche l'aiuto attraverso il piano Marshall degli americani, ma al netto di questo dimostra quanto lungimiranti fossero quelle persone in assemblea costituente, che se vogliamo lo sono stati maggiormente rispetto a tutti i parlamenti che si sono succeduti dal 48 all'anno scorso. Ci abbiamo impiegato 75 anni per scrivere tutela l'ambiente in Costituzione, quando nel 46 556 deputati scrissero che bisognava tutelare il paesaggio. Allora, la Corte Costituzionale non aveva granché tra le mani, aveva questo articoletto e diceva, vabbè, paesaggio, che cos'è? Ha soltanto un valore estetico-culturale o il paesaggio è anche quella dimensione in cui vive l'uomo? Non è soltanto qualcosa che io, come dire, in modo distaccato guardo, no? Il paesaggio è quello che mi passa accanto, no? O davanti. Il paesaggio è anche un bene in cui io vivo. E allora utilizzando paesaggio arriva alla tutela dell'ambiente, dicendo che l'ambiente è un valore in sé. E poi non è sufficiente, la Corte Costituzionale ricorre anche all'articolo 32. Cosa riguarda l'articolo 32? Il diritto alla salute. Diritto individuale della persona, interesse della collettività, è un diritto sociale. Cioè, la Corte Costituzionale dice, ma che vuol dire salute? Cioè, salute vuol dire soltanto che il singolo individuo ha diritto di andare in ospedale o di non attendere troppo, quindi per fare un esame, o di acquistare un farmaco, o di avere il Servizio Sanitario Nazionale che funzioni, è questo il diritto alla salute, o c'è un diritto alla salute che è anche della collettività, e quindi il diritto della collettività a vivere in un ambiente salubre. Ecco il passaggio che la Corte effettua da singolo diritto a valore della collettività. E attraverso l'interpretazione degli articoli 9 e 32 finalmente emerge anche l'ambiente come valore in sé. Poi, e qui arriviamo al 2001, quando il Parlamento di allora decide di cambiare la Costituzione, ma non cambia tutta la Costituzione, né una gran parte, cioè gran parte sì, nel senso che cambia soltanto la parte relativa alle regioni. E allora finalmente lì viene inserito tutela dell'ambiente, ma solo per stabilire chi fa cosa. Ci pensa lo Stato o ci pensano le regioni? Cioè, memoria del fatto che
Il processo di integrazione europea, va detto, ci pensa l'Unione Europea e ci pensano gli Stati, come? In modo flessibile. E la stessa domanda se la pone l'Italia quando nel 2001 cambia la Costituzione, allora anche lì cosa fa lo Stato e cosa fanno le regioni. E lì viene scritto, all'articolo 117, che l'ambiente, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema singolare, se non ricordo male scritto, è appannaggio esclusivo dello Stato. E le regioni? No, le regioni possono soltanto valorizzare i beni culturali e ambientali. Però poi anche qui la Corte Costituzionale, che sembra che si faccia meglio affari suoi, interviene nel 2002 con una sentenza che dice, vabbè, ma sì, c'è scritto questo in Costituzione che ci pensa solo lo Stato, ma in realtà come facciamo a dire che non ci debba pensare anche la Regione? Cioè, se la Regione si trova con legge a dirci come si coltivano i pomodori, cioè disciplinare l'agricoltura, ma se io devo, come dire, approvare una legge che ci dica se posso usare o no dei diserbanti, questo pone un problema alla salute, pone un problema all'ambiente, quindi forse due regole, due, la regione dovrà porle nella sua legge. Lo può fare sì, ecco questo è che ci dice la Corte, lo può fare sì, a patto però che quando dovesse intervenire la sua tutela dell'ambiente innalzi soltanto il livello di tutela, non lo riduca rispetto a quello fissato, agli standard fissati dallo Stato. Anche qui la logica è la stessa, cioè l'Unione Europea e gli Stati, chi sa fare meglio fa, in fatto di ambiente, lo Stato e le regioni, chi sa fare meglio fa. La stessa logica. E poi finalmente arriviamo al 2022, lo scorso anno. Ci abbiamo impiegato il 1 gennaio 1948 a gennaio-febbraio 2022. E cosa abbiamo modificato? Due articoli. L'articolo 9 e l'articolo 41. E cosa abbiamo scritto nell'articolo 9? Abbiamo aggiunto un comma, adesso lo leggo. La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, questa volta plurale, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Poi il 41 ve lo dico dopo. Allora, dovete sapere che quando l'anno scorso il Parlamento ha scritto quello che vi ho appena letto, qui i costituzionalisti che hanno sempre mille opinioni diverse, se voi ne mettete due intorno a un tavolo escono quattro opinioni, si sono staccati e hanno cominciato a dire, ma alcuni, ma questo non serve a niente. Perché in fondo, no? Tutto quello che vi ho raccontato, in fondo dagli anni 70 la tutela dell'ambiente già esisteva, lo Stato italiano in fondo, come vi ho detto prima, ha dovuto subire le decisioni che maturavano in sede internazionale, in sede europea, quindi che l'abbiamo scritto a fare, non è cambiato niente. Altri, tra questi anch'io, invece ritengono che sia cambiato tutto, perché dovete sapere che il diritto funziona così: se io inserisco una parolina dentro una legge, cambia il significato. Perché? Perché la Costituzione, così come le leggi, non si interpretano isolando il singolo articolo, ma si interpretano sistematicamente. Cioè, più articoli mi fanno pensare, se io mi metto a interpretarli, che possono avere un altro significato, no? Rispetto a che cosa? Rispetto al fatto che io magari mi metto interpreti l'articolo isolatamente considerato. Intanto, perché è cambiato? Probabilmente noi non lo sappiamo ancora, vedremo cosa deciderà la Corte Costituzionale, ma sono sicuro che questo articolo cambia molte cose. Perché intanto bisogna capire cosa significhi ambiente, biodiversità ed ecosistema. La seconda questione è
Ma a chi si rivolge questo articolo? Quando dice tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, cioè siamo noi destinatari della tutela o c'è qualcuno che è chiamato a tutelare l'ambiente? Questo qualcuno è la Repubblica, dove la Repubblica, che non è il giornale, però, la Repubblica non è lo Stato. Stai attenti, perché spesso anche i miei studenti confondono. La nozione di Repubblica non coincide con la nozione di Stato. La Repubblica è l'insieme di tutti gli enti territoriali, quindi il comune, la provincia, la regione, le città metropolitane, dove ci sono, e anche lo Stato. Tutti assieme costituiscono la Repubblica, il che vuol dire, quando prima vi dicevo, ma la regione lo può fare, no, soltanto se innalza, no, soltanto se valorizza, in realtà oggi la regione è chiamata a tutelare l'ambiente, così come anche la provincia e il comune. Ciascuno ovviamente nell'esercizio del tipo di funzione che la Costituzione assegna loro, perché è chiaro che i comuni non è che fanno le leggi, i comuni esercitano le funzioni amministrative. Che vuol dire anche l'interesse delle future generazioni? Questo è interessante, che non siete voi e quindi non vi riscaldate. Le future generazioni sono quelli che ancora non esistono, voi siete le presenti generazioni. Quindi future generazioni sono coloro che non sono ancora nati. Quindi, quando la Costituzione, l'articolo 9, dice che noi dobbiamo tutelare l'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni, ci sta dicendo che però l'ambiente non è un diritto, è un dovere per qualcuno, cioè è un dovere a capo dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province, ma non si traduce dall'altra parte in un diritto, perché chi è nato non può avere un diritto ancora se non è nato. I diritti sono riconosciuti soltanto a persone che sono nate, come diritti che si chiamano, ho cancellato subito dalla memoria quello che sto dicendo, diritti soggettivi, cioè diritti dei singoli individui. Il che vuol dire, sapete cosa vuol dire un diritto? Semplice: se io calpesto il diritto di qualcuno devo poter andare davanti a un giudice. Se non c'è il giudice non esiste il diritto. Il diritto non è una cosa astratta. Il diritto esiste soltanto se io posso andare davanti a un tribunale e far valere quel diritto. Allora è chiaro che se io non sono ancora nato non c'è nessuno che può, per conto mio, andare davanti a un giudice. E allora che vuol dire anche nell'interesse delle future generazioni? È qui che si colloca la transizione ecologica, che è il secondo concetto che avrei voluto introdurvi, perché vi ho detto la crisi climatica non è soltanto qualcosa che ha a che fare con l'ambiente, ma anche con la transizione, perché in quell'inciso, anche l'interesse delle future generazioni, c'è il principio dello sviluppo sostenibile. Io non posso consumare più, no, di quanto necessiti, anzi meno di quanto in realtà sia necessario, perché devo poter lasciare a chi verrà dopo un mondo integro da questo punto di vista. Cioè non posso consumare le risorse, perché questo minerebbe l'interesse delle future generazioni. E allora qui si colloca la transizione. E la transizione ecologica non coincide con l'ambiente. Secondo voi cosa significa transizione ecologica? Cosa vuol dire transizione ecologica? Avrete sentito parlare, no? Dai che mancano 5 minuti. Che vuol dire transizione? Per provare a riflettere anche su questi due termini. Passare in transizione. Passare da che cosa? Ok. Sì, però manca l'oggetto di questo... Ambiente. Ambiente. Non è solo l'ambiente, anche... Passare da che cosa? Cioè, per entrare dove? Questo è il punto. Allora, da un modello economico-sociale diverso. Non è soltanto...
la tutela dell'ambiente, non si tratta di recitare un alberello e di guardarcelo. Cioè, se è vero che ambiente è un valore in cui però, attenzione, è una dimensione in cui l'uomo vive dentro, cioè l'uomo vive dentro l'ambiente, il che vuol dire un'altra cosa, che la nostra Costituzione sposa una visione non ecocentrica, non egocentrica, ecocentrica, ma antropocentrica. Cioè non è vero che, potete sapere che ci sono costruzioni, per esempio sudamericane, che dicono che l'ambiente è titolare dei diritti, che la natura ha i diritti, ma la natura non può avere un diritto. Io ho un dovere di tutelare la natura. Semmai le costruzioni nascono perché per gli uomini, cioè sono gli uomini coloro che, le donne intendo, le persone che fanno le costruzioni, e le costruzioni vincolano le persone, riconoscono dei diritti in capo alle persone e anche dei doveri, e allora sono le persone che hanno il dovere di proteggere l'ambiente. La natura non può, come gli animali, portarsi davanti a un tribunale e dire io ho un diritto, c'è bisogno di qualcuno che per conto loro faccia valere un diritto o un dovere, ma al centro resta sempre l'azione dell'uomo. Transizione vuol dire uscire da un modello che ha provocato la crisi climatica, un modello economico e sociale che non funziona più, perché se il pakistano perde la casa per via di un'alluvione e non ha niente da mangiare e deve sopravvivere, si sposterà inevitabilmente, un fenomeno, piaccia o no, che è così, non è un... noi possiamo avere qualsiasi giudizio o valutazione di questo fenomeno, ma è sotto gli occhi di tutti. Gioco forza si sposterà. Quindi vuol dire che bisogna, per invertire questo trend, transizione è un mezzo e al tempo stesso un fine. Un mezzo perché io devo capire come accompagnare la transizione, riducendo le emissioni in atmosfera, per esempio, la mitigazione e poi l'adattamento. Perché se le temperature sono sempre più elevate, io devo agire con attività di mitigazione. E se però, attenzione, non posso mitigare, devo trovare una soluzione per adattarmi. E ecco perché esistono i piani di adattamento ai cambiamenti climatici. E a questo compito provvede non solo lo Stato, tutti, anche le regioni, devono elaborare un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi io posso immaginare di smetterla con le fonti fossili, anzi credo che questa è la prima cosa, se vogliamo rispettare quegli obiettivi che ci siamo dati al 2030 e poi al 2050, no? Perché è una delle prime, tra le prime cause che sono alla base dei cambiamenti climatici. E invece cosa facciamo? Anziché passare alle rinnovabili, e lo potremmo, continuiamo invece a sostenere le estrazioni di gas, in particolar modo di gas, ma anche di petrolio, in tutto il mondo e anche in Italia, nella convinzione che quell'1-2% di risorse che abbiamo nel mare Adriatico possa risollevare tutti i problemi dell'economia e del fabbisogno energetico nazionale, come se aver interrotto il flusso di gas dalla Russia, rispetto al quale noi dipendevamo nella misura del 40%, potesse essere compensata da quei pochi punti percentuali che troviamo nell'Adriatico. Aggiungo, non solo questo non è vero, ma attenzione, perché quel gas che noi abbiamo deciso, lo stiamo decidendo perché sta andando in gazzetta ufficiale con un decreto legge che lo prevede, lo sblocco delle trivellazioni sotto le 12 miglia, cioè le nostre 12 miglia marine che corrispondono al territorio dello Stato, perché quello del mare territoriale, il territorio dello Stato, erano fino ad oggi protette, come era protetta anche il Golfo di Venezia, dove c'è un rischio di subsidenza notevole, come è protetto il Golfo di Salerno, di Napoli e l'isola Egadi. Invece abbiamo deciso che con decreto legge
ora si debba poter trivellare anche nelle isole Egadi. Aggiungo, non si fa neppure fronte al fabbisogno energetico nazionale per la semplice ragione che il beneficiario finale di tutto quel gas, di quel pochissimo gas che verrà estratto, sapete chi sono? Le grandi industrie energivore. Quindi sulla bolletta del singolo cittadino noi non ce ne accorgeremo nemmeno, perché non siamo noi gli utenti finali. Allora, il punto qual è? Ma il gioco vale davvero la candela se noi abbiamo degli impegni da rispettare sul piano internazionale, a nostro vantaggio tutti noi, e se abbiamo una transizione da accompagnare, ma vale la pena esattamente insistere su questa linea? E poi, e come pensiamo di arrivare alla neutralità climatica se insistiamo ancora con le fonti fossili e non facciamo quel passaggio, quella transizione dal fossile al mondo delle rinnovabili? Ecco, queste sono le grandi domande. Cioè, noi non stiamo contrastando la crisi climatica, questo vuol dire. Allora, transizione è l'uscita da un modello consumistico di produzione disordinata, senza freni, per entrare in un altro modello. Ma perché, qual è l'obiettivo? Perché vi dicevo, lo strumento è l'obiettivo, quello di far fronte alle disparità sociali. Cioè, lì dentro c'è l'idea che passando a un altro modello, più sostenibile, più equo, si possa porre rimedio anche alle disparità sociali esistenti tra più ricchi e più poveri. Ma questo non riguarda soltanto gli italiani, attenzione, questo riguarda, se è vero che ci sono problemi che sono transnazionali, voi immaginate, la pandemia ne è stata la dimostrazione. La pandemia non era un fatto soltanto italiano, lo è la pandemia, lo è il terrorismo internazionale, quindi la sicurezza, le migrazioni, i cambiamenti climatici, vuol dire che ci sono problemi che trascendono la dimensione del singolo Stato. E allora bisogna trovare una soluzione politica che vada oltre il singolo Stato. E anche la crisi energetica, no? Perché l'abbiamo visto, è stato sufficiente che l'Ucraina e la Russia entrassero in guerra perché anche l'Occidente acuisse, non che provocasse, perché non è stata la causa, ma che si acuisse il problema della crisi energetica, che dimostra come tutto si tiene, come in realtà noi viviamo senza accorgercene forse in un sistema non nazionale, ma ormai mondiale, globalizzato. E allora, se i problemi sono globalizzati, le soluzioni non possono che essere globali. Ecco perché la transizione. Transizione non è la tutela dell'ambiente, è adottare un nuovo modello in cui anche il nostro stile di vita sia altro, sia diverso. Ma dobbiamo farlo oggi, perché altrimenti poi sarà troppo tardi, purtroppo. E vi ringrazio. Io ringrazio il professore e ringrazio gli studenti per la loro attenzione, per l'interesse dimostrato e la concentrazione. Grazie davvero, grazie davvero. Grazie professor Salvatore. Se c'è qualche domanda, ragazzi, che volete sottoporre al professore, però con il microfono così ti sentiamo. Qualche altro minuto di pazienza. No, prima si stava parlando di linee guida europee sulla costruzione di nuove imprese da parte di amministrazioni o privati, no, che debbano rispettare, cioè, per non avere un grande impatto ambientale, ma alla luce di questo l'Europa, l'Unione Europea ha smesso di produrre centrali a carbone? Se la risposta è sì, comunque c'è un programma di smantellamento entro un tot anno di centrali a carbone, perché se non fosse così sarebbe troppo poco. Le raccolgo, c'è qualcun altro intanto che vuole intervenire? Senza venire qui, portiamo il microfono.
se è un problema. Non c'è nessuno, facciamo allora rispondere alla domanda di Alessandro. Allora, il problema è questo, che la tutela dell'ambiente è competenza di tutta l'Europa, cioè dell'Unione. L'energia no, vi spiego. La politica energetica è anch'essa di competenza dell'Unione Europea, ma se voi leggete il trattato, gli articoli 193 e 194 del trattato vi dicono che l'Unione lascia liberi gli Stati membri di stabilire quali sono le fonti energetiche nazionali. Cioè, noi abbiamo un obbligo, quello di rispettare nel mix certi obiettivi. Cioè, un tot di fonti rinnovabili, un tot di fonti fossili. Siamo liberi, l'importante è che rispettiamo gli obiettivi. Ma poi, come mixiamo la scelta delle fonti, è un problema di ciascun Stato. Tant'è vero che quando è scoppiata la crisi dell'Ucraina, noi, cioè l'Italia dipendeva dal gas russo nella misura del 40%, la Germania dipendeva dal gas russo nella misura del 50%, la Francia dipendeva dal gas russo nella misura del 16%. Che vuol dire questo? Vuol dire che la Francia ha fatto scelte rispetto all'Italia diverse e la Germania diverse rispetto all'Italia. E cioè, per esempio, la Francia c'ha il nucleare, l'Italia non ha il nucleare. Noi abbiamo fatto una scelta con un referendum, anche se adesso si sta tornando indietro rispetto a quella scelta. La Germania ha le centrali a carbone. Quindi, chiaro che questo tradisce una cosa: l'assenza di una politica energetica comune, vera. E allora, vogliamo fare di più? Sì, non basta dire che l'ambiente è una politica comune, ma dobbiamo prevedere anche che lo sia la politica energetica. Ma per arrivare a dire questo, diciamoci la verità, quello che manca è la politica in Europa. Cioè, l'Europa non ha, per quanto possa sembrare strano, ragazzi, due minuti e poi ci andiamo tutti. Quello che può sembrare strano è che l'Europa non ha la politica economica. Cioè, Parossale, prima lei diceva l'euro, sì, allora nessuno in Europa può battere moneta, il fatto che abbiamo aderito all'eurozona. Sì. Che cosa vuol dire? No, c'è l'euro anche in Francia, no. Cioè Francia, Germania, Italia, Spagna hanno l'euro. Il punto qual è? È che nonostante noi non abbiamo più la competenza sulla politica monetaria, in realtà continuiamo ad avere una competenza sulla politica economica. Se parlo arabo me lo dite. Cioè, come voglio io investire nel mio paese? Con i soldi cosa voglio fare? Voglio farci le autostrade? Lasciate perdere il PNRR, che è una misura straordinaria, intendo. Cioè ciascuno Stato decide dove mettere i soldi, come sviluppare l'economia del proprio paese. L'Unione Europea che fa? Rispetto alle singole decisioni degli Stati, le coordina. Cioè c'è un'istituzione europea che si chiama Consiglio, dove siedono tutti gli stati, i governi, e in quella sede si coordinano le politiche economiche dei singoli stati. Però questo vuol dire che l'Europa non ha di per sé la politica economica, non ha la politica. E cosa fa l'Unione Europea? Controlla. Cioè controlla che, per esempio, lo Stato italiano, quando adotta la sua politica, rispetti il debito pubblico, deve dimostrare che lo riduca, il deficit pubblico, cioè stia attento a non spendere troppo. Quindi non è indifferente dove io metto i soldi, perché ho degli obblighi da rispettare nei confronti dell'Europa. E allora, qual è il problema? Che forse, se i problemi sono transnazionali e quindi più grandi di ciascuno Stato,
sarebbe anche arrivata l'ora di dare all'Europa la politica. Non che noi, attenzione, non fraintendiamo, non che lo Stato debba perdere la capacità decisionale, ma vuol dire che dovremmo essere meno ipocriti, pensare che l'Europa non decida quando in realtà decide. Ma allora quello che manca in Europa, e questo sarà oggetto del convegno conclusivo, è la democrazia. Cioè, perché dobbiamo essere così ipocriti da pensare che il processo sia europeo, l'integrazione europea, sostenuto democraticamente? Noi eleggiamo i rappresentanti soltanto in Parlamento europeo, ma il Parlamento europeo non è il Parlamento di Roma, non è il Parlamento italiano, non è il Parlamento nazionale. Il Parlamento europeo decide molto relativamente. Le decisioni non sono nel Parlamento europeo, sono nelle mani dei governi degli Stati membri, non di coloro che eleggiamo. Quindi quello che manca è far fare quel salto di qualità, cioè o il processo di integrazione si arresta, c'è chi ha fatto questa scelta, oppure si fa un salto di qualità e si recupera l'idea che era all'inizio un'idea dei federalisti europei, e mi riferisco agli intellettuali del calibro di Calamandrei, Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, che prima ancora che venisse ricostruita l'Europa, loro ritenevano che il vero successo fosse nel costruire un'Europa, nel costruire gli Stati Uniti d'Europa, come esistono gli Stati Uniti d'America. Perché? Perché solo se noi diamo all'Europa la politica e costruiamo una federazione europea che si interponga tra lo strapotere degli americani, lo strapotere dei russi, oggi direi della Cina e dell'India, noi saremmo in condizioni di governare politicamente alcuni processi, altrimenti subiremo sempre decisioni in assenza di politica, perché noi subiamo la globalizzazione, cioè i mercati camminano sopra le nostre teste, ma non possiamo pensare, illusorio pensare che gli stati governino come accadeva nell'Ottocento l'economia, anzi forse ancora prima, perché il processo di globalizzazione ormai è secolare al momento. Cioè ormai è l'economia che governa la politica, al contrario. Cioè mentre, no, tradizionalmente lo Stato vuol dire politica, decisione politica, e la decisione politica governa l'economia. Ormai la globalizzazione ha prodotto l'effetto contrario. È l'economia che detta, diciamo, l'indirizzo politico agli Stati. E allora noi forse dobbiamo recuperare questo scarto. Cioè far fare il salto di qualità all'Europa, se i problemi sono transnazionali, quantomeno stabilire che la politica europea ci debba essere, che si debba occupare di problemi transnazionali. Ma non è possibile farlo guardando i problemi dal singolo Stato membro. Spero di aver risposto alla domanda. Grazie, professore. Bene, allora se non ci sono altre domande, chiedo alle quinte, come vi dicevo all'inizio, se volete potete prendere del materiale.